Il presidente Acquaroli si è recato a fare un sopralluogo sul Misa per verificare di persona l'andamento dei lavori di ripristino dell'alveo del fiume e la messa in sicurezza di tutto il territorio. Il governatore spiega con soddisfazione che la situazione è nettamente migliorata. Come potete vedere alle mie spalle, con i cumuli di ghiaia che erano all'interno del fiume, avevano ristretto la portata del fiume perché l'alveo era diventato molto più piccolo a quello che si sta ripristinando e che quindi in presenza di eventi particolarmente copiosi rischiava di mettere in difficoltà tutto il territorio con le esondazioni o con il pericolo di esondazioni che si sono poi viste e che comunque creava un ripetuto allarme. Certamente questo tipo di lavoro non eliminerà il rischio completamente, ma ci sarà una fortissima mitigazione e grazie a questo lavoro nella giornata di ieri, ad esempio, sono caduti qui 60 mm di acqua. Durante il sopralluogo mi raccontavano che nel 2014 i millimetri di acqua caduti non erano poi tanto superiori rispetto a quello di ieri, ma nel 2014 si è arrivato ad una esondazione e oggi invece potete vedere lo scorrere tranquillo dell'acqua che c'è stato oggi. La riflessione è quella che credo che bisogna abbandonare questa ideologia ambientalista che ha reso difficile, se non impossibile, la manutenzione per tanti anni dei fiumi e la messa in sicurezza e il ripristino dell'alveo di questi nostri fiumi, perché credo che, come si può vedere alle nostre spalle, tutta questa ghiaia, che tra l'altro è un materiale importante che può essere utilizzato nelle lungo le coste o in tante altre situazioni, che molto spesso viene pagato, potrebbe essere recuperato appunto dai fiumi e potrebbe essere utilizzato con un alleggerimento ulteriore, che perché viene appunto dalla manutenzione straordinaria che mette in sicurezza il percorso dei fiumi. Credo che questo territorio e quello che si sta facendo lungo questi fiumi, il Misa, il Nevo e tutto il territorio, il comprensorio del Catria, il Burano, il Cesano, ecco, possa essere di insegnamento e uno stimolo a continuare su questa strada. Credo che la sicurezza del territorio molto dipenderà dalla possibilità che avremo di continuare in questa direzione.